Guarda George che Chad. 23 gol di stagione, George. Mica fischia, eh. Bam! Piuttosto proviamo la giocata, fratello. No, ma se n'è andato a parametro zero. Bro, ma sei dato? Sono cascato su sto ragazzo. Ma questo è in treno, eh. Questo è in treno. Turnover, godo. Tre piatte e mezza a settimana, vuole. Classifica? Ok, però il Palermo ha appena giocato. Quindi stiamo comunque a 8 punti se vinciamo. Io direi contro la Samp di giocarla perché è una partita importante innanzitutto. Andiamo. Però come giocano? Palla in rete, ha reagito subito, trovando il gol. La posizione ottima. La sfonda di nuovo! Armstrong! No, addosso a Sydney! Addosso a Sydney! Che fa? Sfonda pure lei! Senti, aumentiamogli un po' la velocità a questo, va. Coleoscio come sta messo? Aumenta un po' il debole a Coleoscio. Classifica? Stiamo 6 punti sopra. Che non so male, Però non so quelli che volevo. Cioè, sicuramente adesso dobbiamo giocare. Catanzaro, via. Andiamo. Io non capisco com'è possibile che non sto rispettando quello che vogliono loro. Ho messo tutto molto basso. Cioè, ma che cazzo ordi? Paez, vai. Brutto tiro, bro. Paez c'ha dei tiri di merda, però. Non è facile rubare il pallone in pressing comunque contro la CPU, cazzo. Sono intelligentissimi. La sganciano sempre all'ultimo, capito? Oddio, George è partito, però. E George corre, ragazzi. Borrolle e siamo off. Bravo! Può prendere la mira. Mamma mia, George, ragazzi. Il Diz. Voglio le va. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Ultima battuta di questo primo tempo con Poro avanti. Match segnato da... Comunque che azione, eh. Che azione comunque, ragazzi. Da questa è stata un'azione incredibile, oh. Ho detto, ogni tanto sta squadra c'ha delle azioni stupende. Cioè, te ne esci con delle robe che so fighe. Gameplay lento poi, ovviamente, perché sono tutti lenti, quindi ci sta. Ok. Ma secondo me possiamo andare pure next. Cioè, 2-0 contro il Catanzaro, ma che cazzo vuoi che succede? Easy. 2-0, pulito. Miglio, grazie dei 26, ciao bello mio. Fammi vedere il Palermo che ha fatto. Il Palermo vince sempre. Il Pisa, 16esimo a 29 punti, ragazzi. Non la simuli veloce? È certo che la simuli veloce. Ci abbiamo perso 3-2 contro il Pisa in 10. Non si simula più, ragazzi. 71 Irancunda. Tocca aumentargli un attimo skill e piede debole. Sta sotto un treno. No, bro, non devo più simulare. Però il Palermo ha pareggiato. Va bene. Feral Pisalò. Che cazzo di squadra è il Feral Pisalò, ragazzi? Con tutto il rispetto per il Feral Pisalò. No, bro, sbagliate le maglie, bro. Bro, te l'ho sbagliato le magliette. No, bro, così non si può giocare. Cioè, serve una simulazione. Vai, fai simulazione lei. Se può vencere in cazzo. Noi siamo i verdi più verdi. Oh, raga, gliela famo. Porco Dio, però! Portiere para tutto. Manco un rigoretto, capito? Un calcio di rigore. Fallo de mano. Guarda, stiamo a dominare, eh. Porco Dio, insegnabile! Non mi dica che sta già a batte. Ma porco... Porco Dio! Niente, è insegnabile. In porta Manuel Neuer, il Feral Pisalo. Oh, però 2-2 Samp Palermo, godo. Pizzignacco Manuel Neuer. Boh, contro lo Spezia, ragazzi, andiamo. Sto tiltato, no, mo devo giocare. Oh, speriamo che mi ha messo le maglie buone. Non è che posso mettermi a controllare pure le maglie ogni volta, eh. Bravo Dorgu. Questa è una palla e mezzo. Niente. Niente, sti portieri si sono pompati. Bravissimo. È una delle stelle in campo quest'oggi. È sicuramente uno dei
giocatori più interessanti in campo oggi. Ha tanta qualità, poi sono i numeri da fuori classe. Attenzione. Goleottero! Andiamo! Bravo Goleottero! È mo sta da giocare però, ragazzi, mi sta piacendo. Il Diz! Può segnare da lì. Può segnare da lì. Grazie della giornata. Riflesso magnifico del portiere. Raga, scusatemi, ma quanto cazzo so forti. Non la tiene. Buona possibilità. E c'è il gol. E raddoppia la loro situazione di vantaggio. Spaccata la porta. Bravo George. A Duredi dovremmo puntare a fa la terza e andare next. Oddio, impossibile è stata questa sessione. Fa tre gol e poi andare next. Dove sta la difesa? Dove cazzo sta la difesa? Falcinelli. A me sto pallone, Farcinè. Contropiedalo, vai. Il Diz. Mamma che sega. Vabbè, niente. Sergio Ramos invece. Infatti dovrei usare Irancunda, bro. Infatti, ma qui possiamo andare pure next, frate. Cioè, dai, 2-0 in casa, no. 3-0, Goleottero, doppietta, GG. Però cambiamo il Diz, ha rotto i coglioni, sto coglione. Vai, facciamo così. Sì, devo fare due interviste, però le interviste di solito le faccio, tipo, a fine partita, no? A C2 contro Reggiana. Irancunda, Paez. Madonna, Paez 76. Dai, giochiamola. Riflettori puntati sulla serie BKT. Sono due squadre che puntano a raggiungere... Irancunda è velocissimo. Velocissimo. È già 20 volte meglio del Diz. Intervento efficace a liberare. Oh, Irancunda, è pazzito. Prova ad andare in progressione. Palla importante. Ed è gol. Rete. Un po' meglio del Diz, mi sa, ragazzi, Complice anche la distanza ravvicinata. Leggermente meglio. Mamma mia, che cazzo ha fatto, frate. Guarda come esulta Sydney. Vabbè, bro, ma posso andare next. 2-0 a Reggiana. Fino alla fine. Mamma mia. Cazzo, ma potevo fare l'intervista pure qui. Bastava premere triangolo. Mamma, che rischio comunque. 24 marzo 2024. La classifica dice che il Palermo sta sotto di noi dei 5 punti. Allora, il Palermo non molla, Non vuole mollare Palermo, mortacci loro. Bro, ma contro il Cittadella mi vuoi dire che giochiamo le azioni salienti, bro. Te pare che devo tryhardà? A C2 in attacco, attenzione. Attenzione al tiro. Spinge il portiere, ma il pallone è ancora lì. Decisivo il portiere, che ha salvato porta e risultato con un intervento prodigioso. Ma che sta dicendo? Che è Cittadella in attacco ancora? Niente, loro perdono il pallone, non glielo fa la palla persa. Gli ricomincia l'azione, gli ricomincia. Accompagnano l'azione. Contropiedamelo. Ah, ma il contropiede non me lo fai fare. Cross lungo. Attenzione. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Rete che apre le marcature, è arrivato... George! C2 si invola in solitaria. Da quanto tempo è che non lo leggevo? Andiamo, George. Pallone buono questo. Ancora lui, non sbaglia. Vaffanculo Cittadella, porco zio. Andiamo avanti. Come siamo messi? Niente, il Palermo non perde mai. Vabbè, quanto te ce giochi che vincemo? 2-2. Però posso fare l'intervista. La squadra prima di tutto. Mi aspettavo di conquistare almeno un punto. Abbiamo il Parma. Niente, il Palermo letteralmente noi pareggiamo, loro pareggiano. Noi perdiamo, loro perdono. Siamo sempre a 5 punti. Contro il Parma adesso stiamo. Stiamo ad aprile. Abbiamo quasi finito, Ma mancano 4 partite. Ma sì, ma simuliamo. Siamo già in Serie A, ragazzi. Possiamo già festeggiare. Simulazione veloce. Bello! Mamma mia, no, Irancunda, che George, godo. Veloce intervista, possiamo fare ancora meglio. Ma stiamo quasi in Serie A, brother. Avanziamo, ragazzi, ormai è fatta, bro. Ormai è fatta.
Cioè, voglio arrivare primo, però, arrivati a sto punto. 76, 76, 74, 76, 70, 70. Dorgu 69, 68 Penders, tanta roba, Forte 69. Bene, facciamo salienti, bravo, mi piacciono. Mi sa che questa è l'ultima partita, perché poi... Ah no, 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 mi sa che la prossima è l'ultima, per la qualificazione da primi. Ternana in solitaria, ottimo. Bravo Dorgu, mena. Ecco il grafico, la formazione rosso-verde, la formazione scelta dall'allenatore... Mamma Gray, pulito. Ma che culo, porco dio! Ternana di merda! Ma la Ternana dove, porco dio, sta? Facci due in contropiede, facciamolo. Oh, che contropiede è? Che contropiede è? Sono tutti coperti, buh! Vabbè, il Palermo che ha fatto? Non ha giocato. Poi c'è il Brescia. Fammi vedere la classifica che voglio vedere il Palermo. Buono, ragazzi. Buono. Ma che è? Perché c'è un Pickford? Dybala, Mancini, Lukaku, Pellegrini, Pickford. Ragazzi... Ultima, no, penultima partita de Serie B. Ma gioco tutta contro il Brescia, perché se vinciamo passiamo per primi e siamo in Serie A, ragazzi. Però quanto è intelligente questo difensore, ma che cazzo è? Ma si chiama uomo cazzo, Dickman. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio. Porta palla il Boro. Che apertura! Attenzione, sì, calcio di rigore. Posso dire, una delle azioni più studiate e fatte meglio da quando abbiamo iniziato questa carriera, ragazzi. Fallo netto, di mano, calcio di rigore netto, ragazzi. Travis. Hanno la chance di aprire le marcature. La parata del portiere. Andrea Nacci. Sottarsetta ha presa. Credo per cui hanno lavorato tutta la stagione. Hai capito? Voglio il trofeo, lo voglio alza. Vero Pier, però prima di festeggiare c'è un impegno da onorare, eh? 90 minuti da affrontare con la concentrazione di sempre, anche guarda cazzone, ma mamma mia ragazzi. Belli! Belli! Bravo. Attento in questa frangente. Coleottero. Coleottero è un velocista. Che piedino! Che bella! Mamma mia! Ma come giocano? Travis c'ha sempre la cazzo de calamita poi. Gran gol. Io non vado next, raga, perché voglio vedere il trofeo. Sta partita è l'ultima che se famo di sta stagione. Poi abbiamo la creazione dello stadio. Cioè dello stadio, delle magliette. E poi secondo me abbiamo finito in realtà. Ma voilà. Bella. Coleottero, bello lo stop a seguire. E questo finalizzi con Leo. Ah. Va bene. Se non fosse stato per lui, avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Guadagna metri. È dentro e adesso prendono davvero il largo. Però ma Irancunda è un mostro. Ma che cazzo di treno è? Iran! Alla lunga scavalcata della difesa, sembra interessante. C'è la respinta del portiere, azione che non è più. Si chiude qui la prima parte del match, le squadre vanno a riposo. Come porco dio ha fatto? Ma che cazzo, regà! La testa spigolo! Giorgio è un treno, è impressionante. Un gol a partita per tutta la Serie B. Se non sbaglio, Giorgio ha fatto tipo più 7 poi. Dopo vediamo a fine... Mo che andiamo a fine stagione andiamo a vedere. No, uomo cazzo! Levamelo! Levati! Uomo cazzo! Ma come fallo? Bello. George! Deve superare il record! Andre Nacci! Un mostro Andre Nacci! Stava a giocare De Cristo. Mai giocato così bene, oh. Guarda come giocano sti ragazzi. Guarda Irancunda, bro. Occhio alla progressione. Conclude a rete. Ben posizionato. Madonna, comunque questa potenza tiro in Serie B sembra tipo 99.000. Squadra clean, eh. Bella squadretta, sì. Dai che voglio vedere la C2 che solleva il titolo, su. Ci siamo, mancano 20 minuti.
Dobbiamo far superare il record a George, però. Netto. Ci riprova. Andrenacci, porco Dio, eh. Secondo me sarebbe stata eccessiva. E pare il rigore. Sandon sempre con te. Vuskovic. Boh, Andrenacci, frate, è un mostro. Che cazzo vi devo dire, raga? Frate, Andrenacci, cioè il Brescia ha preso solo 4 pere perché c'è Andrenacci. Se no ne piano 10. Andrenacci! Dai, dacci sto cazzo di titolo, bro. Occhio al contropiede. Bravo portiere, bravo, bravo, importante mantenere clean sheet, bro. Serie A. Acci tua dominante. Guarda che belli, guarda quanto sono belli i ragazzi. Iran Kunda. Il treno. Che yeah, dacce sto pugno. Chi è il capitano? Paez. Che cazzo è il capitano? Dacce sto dildone. Chi è? È Kubarzi il capitano. A caso, completamente a caso. Next gen, ragazzi. Ogni anno, quando alziamo i trofei nelle carriere, ci sono i pollici di Kubarzi sono dentro la coppa. Bello vedere la C tua così. Olè. Chi è? Intervista post partita, facciamolo. Sidney Sweeney, che ventata d'aria fresca che hai portato. Abbiamo i giocatori giusti. Un match più equilibrato, anche lei dello stesso tempo. Non c'è stata partita. Se fosse stato Andrenacci, porco Dio, avevamo vinto 20-0. È merito dei ragazzi. GG. Perfetto, ragazzi. Poi con la Cremonese possiamo pure simulare, perché tanto stiamo nel cillone. Partita. Diciamo, grande calcio d'inizio. E simulazione veloce. 1-1. Vabbè. Giorgio non ha fatto il record. Prima di concludere la stagione. Ma che è? Cantona che dà il pallone d'oro. No, non è il pallone d'oro, raga, scusatemi. No, no, è il player of the season. Player of the season, George. Bravo George, te lo meriti tutto, brother. Ma poi Cantona per un premio del miglior giocatore della Serie B. Va bene così, bravo George. Devo capire chi vogliamo riscattare, però poi lo dobbiamo fare al primo giorno della prossima stagione, perché al momento non c'ho una lira per riscattare nessuno, quindi dobbiamo aspettare. Allora, vediamo una roba. Offerta per il trasferimento di Novak. Dammi sti 500.000 euro. Allora, vediamo una roba importante, che secondo me può essere interessante. Allora, Penders da 64 a 69, ha fatto più 5. Più 2 di questo, 0 di questo. Ferrari in più 1. Dorgu più 4. Mancini più 1. Chiaro Dia più 2, però non l'abbiamo fatto giocare tanto. Infatti ha chiesto di essere ceduto. O posso pure silurarmi, me ne frega un cazzo. Vuskovic più 5, tanta roba. Kubarzi più 4, però 70 rete è da 17 anni. Forte, oh. Vabbè, lui l'abbiamo appena preso, abbiamo messo DC. Forte più 4. Novak meno 5, ma sti cazzi. Voss, madonna, Silvano più 5, eh. E ridi. Coleoscio più 5, 75 rated. Che poi tra l'altro anche il Diz ha fatto più 5, bro. Cioè, il discorso è che il Diz va preso. A prescinde. A prescinde il Diz lo prendiamo. Gallo, vabbè. Gray più 4. Paez più 6. A molti non va bene il contratto, sì. Iran Kunda più 4, bro. Treno. Stiamo preso in prestito. Liso. Armstrong più 2. E Travis più 5. Fortissimi. A chi è che non va bene il contratto? A il Diz. Mortacci tua. A Voss non va bene il contratto. Trattativa contratto. Con quei soldi che ho che mi sono rimasti, magari gli posso fixare un pochetto. Beh, lui facciamo un prolungamento di un anno, secondo me. Vole 1.300. De Cristo, piateli. Vediamo come mi gira st'anno de continuo a giocare. Se questo potrebbe essere pure l'ultimo contenuto che faccio su FC, UEFA Europa League.
Ho capito. Andiamo un po' avanti così almeno vediamo tutto alla fine. Che è? Che è? La promozione! Bro! Il pullman! Il pullman della promozione! Nella città AC2! Boh! Guarda quanti tifosi ti è! Nell'AC City! Yeah, guarda che caciara. A città tua, bravissimo. Allora, vediamo. Adesso dovremmo poter vedere tutto. Allora, dov'è che si fa ufficio? Altri campionati. Vediamo Ligue 1. Il Paris Saint-Germain vince con facilità, ovviamente. La Bundesliga, il Bayern Monaco vince con facilità, secondo Leverkusen. Poi vediamo la Premier League. Vince il Liverpool. L'Arsenal... Manchester City quarto. Minchia, close, eh. Poi che abbiamo? La Serie A. Vince il Milan. A Roma terza, porco Dio, magari. Per Milan si è portato a casa. Real Madrid vince, tre punti. Dei tre punti. Facciamo la Champions League. Ah, ok. Real Madrid-Arsenal. Non stiamo seguendo i piani. Aspetta, UEFA Champions League? Vince il Real Madrid, ragazzi. Il Real Madrid vince la Champions League, non te puoi sbagliare. Francoforte vince la Conference. L'Europa League alla fine chi ha vinto? L'Inter vince l'Europa League contro il Leverkusen. E qua possiamo andare avanti. Let's go, Ski, let's go. Serie A. Termina la stagione. È evidente che non siamo del tutto soddisfatti dei risultati, ma vattene a fanculo, va. Un nuovo inizio. Calcio perché lo amiamio. Mi manca quella schermata, cazzo. Allora, personalizza club, ragazzi. La C2 Arena cambia. Questa mi piace. Stadion Europa. Bello. Ammazzo, è bello. Ma raga, adesso mi fa scegliere gol. Tipo, quando segniamo audio gol. Io metto il Lion Roar. Lo stemma ovviamente rimane quello. Dobbiamo cambiare la maglia. Serie A, dai, abbiamo Adidas, bro. Io invertirei, perché a numeri neri è un po' brutta in realtà. Non è che mi abbiano fatto impazzire. Se prossima fa... col bianco spigna in realtà, eh. Cioè, col bianco spigna la merda, ragazzi. Guarda quanto è figa col bianco. Come quella di casa mi piace troppo questa. È proprio clean, elegante, mi piace. In realtà va bene pure così come seconda, come colorazioni. Però ovviamente dobbiamo mettere Adidas. È strana questa, eh. Se no, bella pure questa, vi piace? Mazza, questa è figa, oh. Questa è particolare, è carina, oh. Che dite, bianca? Lo sai che mi piace pure sto colore strano? A me piace questo colore, tipo ghiaccio, esatto, bravo. Ma in realtà mi piace, oh. Belle vere, oh. La terza però tocca farla strana. Non verde, raga, abbiamo cappato col verde, eh. Capito, buttasse tipo su un colore... Ma pure tipo sto colore qua, stranissimo. Però non mi piace il secondo. Ammazza che schifo. O rosso su rosso, in realtà meno, oh. Tipo che cambi solo la tonalità, capito? Nera con le robe rosa, dici? In realtà nera con le robe rosa è figa, oh. Nero e rosa sta poco di Cristo. Però fammi vedere pure altri modelli, perché quella là, magari proprio lì col mosaico, è strana. A me piaceva pure quell'altra di prima, quella di prima era una figata. Questa è arrogantissima. Potrebbe mettere pure tipo l'oro. Non c'entra proprio un cazzo con la nostra squadra, però ci sta, è la terza maglia. A me mi piace questa perché mi sa tanto di street, capito? Ma se è figa bianca, cioè tipo grigia e oro. Mamma mia, oh. Ma nata così, oh. Bro, figa, oh. Cioè abbiamo dei gusti diversi, ragazzi. Ma pure questo, oh. Con sto celestino spigna la merda, oh. Mi piace, sono soddisfatto. La divisa del portiere la mettiamo rossa, dai. Davvero para la Fiorentina, oh. Paro davvero la Fiorentina, comunque, eh. Vabbè, abbiamo scelto il viola. Che cazzo devo fare? Ma poi col bianco sta, il viola sta troppo meglio. Sul nero, sto viola scuro, non siete in cazzo. La seconda è una hit. La spigna, dai, mi piacciono. Qui possiamo fare avanti. Allora, però una roba, ragazzi. Una roba. Io devo riscattarli adesso, i giocatori. Quanti soldi abbiamo? Che schifo! E quindi io dovrei riscattare dei giocatori che ci abbiamo in prestito, mo. Tipo Ferrari o dovrei riscattare? Mi sa che sta carriera so almeno 4 stagioni, eh. Però 1.850.000 per il Diz 71 è troppo worth. Hai raggiunto un accordo con la squadra Juventus. Trattiamo. Facciamo 5 anni di contratto. Ignoriamo la clausola. Bro, ma c'ho Iran Kunda che prende 3 piotte e mezzo al mese. A settimana, bro.
Ma che è sto bonus d'ingaggio? Ma te sei impazzito? Però ma sei fuori di testa, sei? Ma sei un 71 di merda, sei? Porco Dio! Accetto. Mortacci tua. Solo lui ho preso in prestito, in realtà. Vabbè, Hansen, no, potevamo pure lasciare sti cazzi, tanto mo abbiamo i soldi, dobbiamo puntare a qualcos'altro, secondo me. Perché Adrian Liso non è che mi sta a far impazzire. Ma Iran Kunda è contento con mezza, con 350 euro a... Cioè, Iran Kunda è più alto di Yildiz, prende 3 piotte e mezzo a settimana, bro. Frate, io devo dare devo fare contratto a tutti. Paez, cruciale, pare il ciacrone, pare. Altri... Cioè, capito che te voglio dire? Cioè, hai capito che cosa ti voglio dire? 3.500 euro te li do col sorriso stampato. Ed è pure un 77, no, il Diz deve volare. Con le Osho pure, trattativa di contratto. Non voglio la clausola recessoria, bro, no. Giustamente lui mo vuole gli stessi soldi del Diz. Però ti do 15, però devi 105.000. Ok. Poi Voss abbiamo fatto, Novak deve via al volo, Forte va bene, questo va bene, Kubarsi, eh. Vabbè, finché non romper cazzo va bene, chiaro dia. Dorgu lo facciamo subito. Poraccio Dorgu via 750 euro a settimana, bro. E bro, sai che mi sa che sti due pischelli che abbiamo preso a gennaio i piscio? Sia Ferrari che Bartesaghi. E il problema è chi cazzo prendo. Cioè, non perché poverini, però 66 e 68 è male. Male, male. Ah, chi è sto treno? Thiago Silva, dici? Brasil. Lo so, i regen possono pure respawnare dentro le squadre dell'ultimo campionato dove hanno giocato. Magari come sostituto è buono. Pure, cioè, anche se fosse tipo un 67, 68. Prendiamolo. Io sto di cimo, pio. Che faccio? Lo lascio là. Cruciale. Bro, mi sa che è un fenomeno. Ma ragazzi, ve lo dico, se prendo lui ed è forte, non prendo altri svincolati. Cioè, cruciale significa che è forte, però. E che cazzo gli do dei stipendi? Dici 10k, secchi? De bonus quanto? Tipo una trentina, così, perite? Il fatto è che c'ho paura che chieda di più, capito? 70 de bonus, tanto il male non ce fanno. 20 vai sicuro con 10 rischi, dite? E famo 15. Porco Dio, ragazzi, ma quanto ho pagato sto coglione. Vediamo il rating, raga. Guarda come arriva bello, in giacca e cravatta, pulito. Vabbè, di tutta onestà, 74 per la mia squadra è perfetto. Va benissimo. Leviamo Vuskovic, mettiamo lui. Pulito. Sì, lo potevamo pagare un po' di meno. Però alla fine, cioè, sti cazzi. Perché tanto... rompe meno i coglioni alle lunghe, capito? Poi, onestamente, cioè, non volevo che ribaltasse troppo la situazione della carriera, capito? Non volevo il nome. Cioè, non volevo che fosse, tipo, altissimo, perché... Cioè, se fosse stato, tipo, 80, sarebbe già stato strano. 74, invece, è bello in linea col resto della squadra. Crescerà, perché crescerà. Pulito. Ok, basta. Cioè, per me basta, bro. Per me per oggi abbiamo finito. Ah, è vero, al volo, guardiamo quando è nato. 18 ottobre. Thiago Silva. 22 settembre. Raga, ma questo che cazzo è? Dante. Bro, è il regen di Dante. Ragazzi, è il regen di Dante. 18 ottobre è nato. È Dante, raga. Il regente Dante. E quanto ci avrà di potenziale sto deficiente? Ma io ho 74 se ferma.